Quello che state ascoltando è un valse musette, la musica spensierata che anima i Café Chantant di Parigi. Siamo nel pieno della Belle Époque, l'epoca bella del progresso e dell'ottimismo. Nei caffè si esibiscono attori, ballerine e artisti di ogni genere. Qui ogni giorno si ritrovano a discutere i filosofi e i poeti. La città è percorsa da un fermento culturale e artistico senza precedenti. Un nuovo movimento, l'Art Nouveau, con le sue linee floreali, ornamentali e dinamiche, sta rivoluzionando l'architettura, le arti applicate e l'arredo urbano. E Parigi è anche la capitale della moda e del divertimento. Crescono freneticamente i consumi. I grandi magazzini come Au Bon Marché o le Galerie Lafayette sono vere e proprie attrazioni per i ricchi e per i turisti che arrivano qui da tutta Europa. Parigi è il centro del mondo. Nel 1900 un'altra esposizione universale, quella del secolo, quella che dovrà tracciare le nuove rotte del progresso tecnico e scientifico, si terrà proprio qui, al Grand Palais. L'esposizione presenterà attrazioni spettacolari, come il cinematografo dei fratelli Lumière, una nuova forma d'arte ma anche di intrattenimento per le masse. E i lavori preparatori stanno rivoluzionando il tessuto urbano e la società stessa. Si stanno costruendo nuove stazioni ferroviarie, come la Gare de Lyon, un nuovo ponte sulla Senna e soprattutto la nuova metropolitana, elettrica e sotterranea. Ma agli occhi del mondo, Parigi brilla soprattutto per la sua nuova rete di illuminazione pubblica. Per tutti è la Ville Lumière, la città della luce, che sembra non fermarsi mai e può essere vissuta di giorno e di notte. Il progresso della Belle Époque raggiunge prima gli strati più ricchi della società e poi l'intera popolazione parigina, che vive un generale miglioramento delle proprie condizioni. Anche i ceti meno agiati, che possono contare su salari più elevati, possono accedere ai tanti servizi e alle tante opportunità che Parigi è in grado di offrire. La città diventa così un polo d'attrazione irresistibile e in pochi anni, a cavallo tra 800 e 900, la sua popolazione supera i 3 milioni di abitanti.